Voce 24 News. Mondo, ambiente e clima. Il mondo deve prepararsi ad affrontare ondate di calore sempre più intense, hanno avvertito le Nazioni Unite, mentre i paesi dell'emisfero settentrionale sono stati colpiti da un'impennata delle temperature. Questi eventi continueranno a crescere di intensità e il mondo deve prepararsi ad affrontare ondate di calore più intense, ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra, John Nairn, consulente senior per il caldo estremo presso l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. Il fenomeno El Niño, che si è manifestato di recente, non farà altro che amplificare il verificarsi e l'intensità delle ondate di calore estreme, ha dichiarato John Nairn. Uno dei fenomeni notevoli che abbiamo osservato è che il numero di ondate di calore simultanee nell'emisfero settentrionale è aumentato di 6 volte dagli anni 80. Questa tendenza non accenna a diminuire, ha osservato Nairn. Temo quindi che non siamo ancora fuori pericolo e che queste ondate avranno gravi ripercussioni sulla salute umana e sui mezzi di sussistenza, ha aggiunto. Su www.lavocedelmeridione.com l'articolo completo. Campania News. Vibonati, Salerno. L'amministrazione comunale attraverso una nota informa i cittadini che da oggi, 20 luglio 2023, riprenderanno tutti i servizi postali, presso l'ufficio allestito a Villammare, in via Francesco Stoppelli, compreso ATM Postamat. Infatti l'ente Poste ha ultimato l'allestimento del sistema modulare ad uso ufficio, come concordato con l'amministrazione, con sportello polifunzionale e sala d'attesa. L'ufficio rispetterà il seguente orario: apertura ore 8:20, chiusura ore 13:45. Calvanico, Salerno. Il neosindaco, Mino Conforti, ha presentato la giunta. Con i componenti della giunta ed i consiglieri del sindaco, ha detto Conforti, lavoreremo per cambiare in meglio il volto del nostro comune. La giunta è composta dal sindaco Nino Conforti, vice sindaco Franco Gismondi e assessore Gerardo Saggese. Il sindaco si avvarrà inoltre del supporto dei consiglieri del primo cittadino, 7 personalità che in vari settori in modo gratuito aiuteranno Nino Conforti. Lecce. Premio alla carriera dalla prestigiosa Accademia di Lecce, Italia in arte nel mondo, diretta dal noto opinionista di arte e politica Roberto Chiavarini, per lo storico speaker radiofonico e giornalista di Sapri, Tonino Luppino, e per il potentino Bonaventura Postiglione, detto Nino, primo pioniere dell'etere in Italia, alla memoria. La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro Politeama Greco della splendida Lecce. Tonino Luppino, primo libero radiocronista ad intervistare Papa Karol Wojtyła dopo appena 3 mesi di pontificato, ha colto l'occasione per parlare dei 50 anni delle radio libere. Il premio alla memoria di Postiglione, primo pioniere dell'etere per aver fondato a Potenza la prima radio libera in Italia. Tonino Luppino, ha osservato, il prossimo 31 luglio festeggeremo i 50 anni delle radio libere, nel ricordo del primo pioniere in Italia Nino Postiglione. Su www.lavocedelmeridione.com per l'articolo completo. Golfo di Policastro, Salerno. Il meraviglioso borgo medievale di Ispani, nel cuore del Cilento, ospita Lenzuola d'Arte, la collettiva artistica che dal 21 luglio al 21 settembre 2023 sarà allestita tra i vicoli e le piazzette. Un evento che coniuga la tradizione mediterranea dei panni stesi con l'arte. Diversi i colori, le tecniche, le installazioni per una collettiva unica nel suo genere. Organizzata e ideata dall'omonima associazione Lenzuola d'Arte, con Gerardo Bisogni ed Enrico Visconti, Lenzuola d'Arte a Ispani Borgo d'Arte si preannuncia già un grande appuntamento culturale ed artistico. Circa 60 le opere in mostra per altrettanti singoli progetti d'arte che intrecciano colori, forme, progetti e messaggi di pace e di speranza. Su www.lavocedelmeridione.com. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato. Calabria News. Calabria, trasporti ferroviari. Italo amplia i collegamenti per la Calabria con corse aggiuntive per la Riviera dei Cedri. Così da nota stampa dell'Unione delle Associazioni della Riviera dei Cedri e del Pollino Comitato della Magna Grecia.
i servizi intermodali Italo Itabus collegheranno, a partire dal 28 luglio, le principali città del centro-nord alle località calabresi di Sibari, Cariati, Cirò Marina e Crotone, con la comodità di un biglietto unico valido per entrambi i mezzi di trasporto. Su www.lavocedelmeridione.com il testo completo della nota stampa. Aforismi e dintorni, di Stefano Cazzato. Roma. Termovalorizzatore o fermovalorizzatore? La voce del meridione. Informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.